Salve amici del canale. Venendo verso Termoli, ieri, siamo arrivati all'altezza di Perugia e c'è stata un'interruzione perché dovevo prendere la strada che porta verso Macerata e c'era un'interruzione, per cui abbiamo preso una stradina alternativa e siamo arrivati non senza difficoltà perché è stata molto stretta, molto piena di curve, eccetera. Quindi, un traffico abbastanza intenso, soprattutto di mezzi pesanti, pullman, camion, e siamo andati avanti a passo d'uomo per diversi chilometri. Insomma, è stata poi anche diciamo così, tra parentesi, una gita anche divertente, in quanto abbiamo fatto una volta ogni tanto una variazione sul percorso, no? Quindi abbiamo fatto visita al nostro bellissimo centro Italia, ancora verde perché non siamo in autunno pieno, abbiamo iniziato quasi. Bene, comunque a un certo punto siamo arrivati in cima a questo poggio Colfiorito, vicino c'era un cartello Colfiorito, Macerata, no, queste parti c'è stato il terremoto nel 2016, non proprio qui, questo era il secondo cratere come viene chiamato, no? Colfiorito, tutti questi paesotti intorno, però il terremoto, se vi ricordate, c'è stato ad Amatrice, dove c'è stata questa grande distruzione, eccetera, e mi è venuta in mente così quasi come un parallelo, questa grande distruzione, morti e grandi tragedie, eccetera. Mi è venuta in mente, se qualcuno si ricorderà, il grande terremoto che avvenne nel 1968 a Gibellina, in Trapanese, in Sicilia. Anche lì grande tragedia, un paese distrutto dal terremoto. Era il 1968, quindi le notizie erano diverse da quelle che potevano essere quelle che sono oggi, dove c'erano mille mezzi di informazioni, immagini, eccetera. Quindi arrivavano queste immagini alla televisione ancora in bianco e nero, quindi vi potete immaginare, era un momento di veramente di, posso dire, di intensa emozione popolare, insomma, diffusa, quindi insomma, ha colpito un po'. E cosa successe? Nel 1968 ci fu questo grande terremoto, come dicevo, e poi al solito si pensa alla ricostruzione, terremoto che scombinò veramente la vita a tantissime persone, moltissime centinaia di morti, insomma, veramente una tragedia immane. E come detto, si pensò subito alla ricostruzione, no? Insomma, portare un aiuto a queste popolazioni che già erano disastrate per conto proprio, quindi. E ci fu il sindaco di questo paese, ma forse non l'ho detto, il paese si chiamava Gibellina, Gibellina, che poi è diventato famoso anche per altri motivi e che vi vado a raccontare. Voglio fare questo parallelismo, no? Anche perché a volte viene chiesto, non di rado, qualche cosa sull'arte moderna. Allora, cioè, l'arte moderna è veramente arte moderna, è soltanto un modo per strappare le tele oppure per imbrattare muri o quello che può capitare sotto mano. E quindi posso dare anche una breve risposta molto superficiale, molto così parziale, anche a questa domanda. E prendo appunto spunto da questa grandissima tragedia. Cosa successe? Il sindaco di questo paese, che si chiamava Ludovico Corrao, sì, Ludovico è un personaggio abbastanza particolare, molto appariscente, molto, posso dire, un po' sui generis, no? E vestiva in maniera colorata, appariscente, insomma, un personaggio. E chi ebbe questa intuizione di fare un appello agli artisti del mondo, in modo che potessero portare il loro apporto creativo a questo paese. Risposero tantissimi artisti di tutte le parti del mondo, famosi, meno famosi, ma insomma anche personaggi che poi sono diventati notissimi al mondo delle arti. Fra questi ne cito pochi perché sono veramente centinaia. Guttuso, Renato Guttuso, che era siciliano fra l'altro, e Alberto Burri, due personaggi quasi agli antipodi. Perché uno era un figurativo, Guttuso è stato praticamente il pittore più popolare, più conosciuto della seconda metà del Novecento, insieme a lui tanti altri, ma insomma è stato un personaggio, è stato un personaggio anche politico, insomma, per cui insomma, è conosciuto da tantissime persone, e Alberto Burri,
conosciuto anche perché era un informale, un artista molto, molto eccentrico, molto particolare, i famosi Cretti, i Sacchi, insomma, una pittura materica, insomma, particolare. E poi di Burdi non so se ne ho già parlato, forse ne ho accennato qualche volta, era un dottore fra l'altro che fu catturato durante la Seconda Guerra Mondiale, fu portato poi come prigioniero in Texas, o adesso non ricordo se era in Texas, ma era comunque in America, e lì cominciò a praticare, diciamo così, la pittura, pittura particolare, insomma, di cui non è rimasto niente, tra l'altro, almeno che io ricordi, e quindi poi intraprese il suo percorso artistico, lasciò la professione di medico, eccetera, eccetera. Vabbè, questo è un particolare che insomma esula un po' dal nostro discorso, diciamo, iniziale. Che successe? Renato Guttuso partecipò a questa iniziativa, prese parte e realizzò a modo suo naturalmente un grande quadro, fece tantissimi disegni preparatori, però quello che poi uno dei tanti che è rimasto è un grande quadro che è chiamato La Notte di Gibellina. La Notte di Gibellina è un quadro ad olio, è un quadro tra virgolette classico, figurativo, in cui chiunque può vedere una distruzione, una donna con una fiaccola in mano, un cane che rovista tra le macerie, insomma questo ambiente greve perché si percepisce la tragicità del momento, no? Con questi uomini si capisce che sono siciliani perché hanno vestiario, diciamo così, nell'immaginario dedicato a quel paese, per cui insomma, si capisce immediatamente che è una tragedia, che ci sono rovine, che ci sono disgrazie, che c'è questo momento di dispersione proprio anche personale, si cerca, insomma, si capisce l'ambiente, la situazione, l'atmosfera, quindi un classico quadro figurativo. Di contro ci abbiamo Burri. Burri fece la sua interpretazione di questa immane tragedia, non subito, qualche anno dopo, e quindi andò sul posto, si dette un'occhiata all'ambiente in modo da rendersi conto di cosa potesse essere questa tragedia. Nel frattempo il paese era stato trasferito, diciamo così, completamente in una zona vicina, qualche chilometro vicino, e quindi la zona era rimasta macerie, distruzione. Erano stati fatti dei grandi cumuli di macerie, delle case, delle attività, insomma, era stato tutto disperso, frantumato, quel poco che poteva essere rimasto, ed era una grande distesa piena di macerie. Burri andò nel paese che stava nascendo nuovamente, nel frattempo erano state fatte altre costruzioni, avevamo partecipato a queste ricostruzioni anche architetti, disegnatori, designer, perché avevano fatto delle cose abbastanza particolari, è diventato una specie di museo a cielo aperto e non solo aperto. E comunque Burri dice: no, io qui non ci voglio fare nulla perché non mi sento ispirato da questo nuovo ambiente, da questa cosa tra virgolette falsa, no? Un paese ricostruito, quindi senza storia, senza i ricordi, senza nessun tipo di collegamento con quello che poteva essere le attività passate. E allora gli venne, voglio andare a vedere il paese vecchio, quello che era una volta, visto questo insomma, insieme di macerie, questo cumulo di detriti, gli venne lei il flash, no? Cioè, qui è il posto ideale per fare un grande Cretto, tant'è vero la sua opera l'ha chiamata il grande Cretto. Il grande Cretto, Cretto sta per crepolature, per cui chi conosce un po' i quadri, diciamo così, l'interpretazione artistica di Burri, di Cretti ne ha fatti tanti, in tutti i colori, in tutte le varie forme, eccetera. Vabbè, comunque, e gli venne questa grande intuizione. Praticamente volle rifare un grande Cretto su, come proprio un velo, diciamo così, un sudario su questo paese che non c'era più, in pratica c'era rimasto soltanto rottami, macerie, eccetera eccetera. Quindi con uno sforzo economico anche notevole fu fatto, ricoperto questo
territorio che misura grosso modo 3 km per 3 di cemento. Furono fatti dei grandi agglomerati, spianati e ricostruita in un certo qual modo la planimetria del paese con i rottami e poi ricoperti con questi grandi, grandi gettati di cemento. E visto dall'alto è una cosa impressionante, perché sembra di vedere un paese solo con le fondamenta, come posso dire, tutto suddiviso in queste grandi piazzole, non so come definire, questi grandi spiazzi di detriti ricoperti, quindi di cemento bianco come un sudario immenso su questa collinetta, questa collina. E quindi adesso può naturalmente piacere o non piacere, può essere discusso in mille maniere, però dello stesso avvenimento sono state fatte due interpretazioni totalmente diverse. Ce n'è una figurativa, che è quella che è completamente comprensibile da chiunque, no? Come un grande affresco del Cinquecento in cui si raffigurava, che so, adesso dico, una processione di santi, oppure una rappresentazione appunto di un avvenimento biblico in cui chiunque lo vede capisce di cosa si parla. Addirittura i santi erano evidenziati, avevano delle caratteristiche comuni a tutti quali, per cui Tizio era così, Caio era così, e quindi era riconoscibilissimo anche da chi non aveva nessuna conoscenza esterna alla Bibbia, no? Perché ai tempi non è che ci fosse una grande cultura diffusa, la cultura la diffondevano come volevano i prelati, la Chiesa, oppure qualche santone del momento, o i potenti dell'epoca, e quindi era riconoscibile da chiunque. Chiunque poteva dire: oh, questo riguarda Tizio e questo riguarda Caio. L'unica cosa di cui potevano avere, diciamo così, critica, di cui potevano rendersi conto se era fatto bene o era fatto male, era appunto poter giudicare l'oggetto, la figura, le cose, quindi rendersi conto se, ad esempio, una mela era fatta bene, se era abbastanza rossa, se era abbastanza vera o se era fatta male. Ecco, il giudizio era puramente estetico, che cambiava poco poi alla fine del risultato generale, quindi era un semplicissimo giudizio estetico. Mentre in un quadro moderno, faccio per dire questo di Burri, adesso faccio un paragone estremo, da un figurativo a un informale, quindi è una cosa assolutamente diversa, però dello stesso argomento, diciamo così, le due interpretazioni, no? Allora, da una parte basta vedere cosa rappresenta e tenere conto che ci siamo di fronte a una tragedia. Dalla parte opposta ci sono questi grandi ammassi di cemento, squadrati, stondeggianti, secondo, che seguono un percorso praticamente, che sarebbero quello che una volta erano le case, i vicoli, delle piazze, cioè, quindi una rappresentazione senza niente, soltanto di cemento. E quindi cosa succede? Che questa visione, questa interpretazione richiede da chi lo guarda un qualche cosa di più, si deve, come posso, interagire con il pensiero che è stato quello dell'artista, su quello che vede, su quello che è stato, quindi ci deve mettere anche qualcosa del proprio, ti deve incuriosire, ti deve mettere nelle condizioni di pensare, di tirare fuori quello che hai acquisito nella tua esistenza e cercare di capire il perché siamo arrivati a quella soluzione. È l'arte moderna è un linguaggio che va appreso come fosse il cinese, il russo, il francese, voglio dire, qualche lingua più semplice perché è più a noi familiare e qualcuna no, e quindi ci devi sforzare di capire, non è che solo perché non riesci a capire cosa c'è scritto non significa nulla ed è stupido. Ci sarà un messaggio, ci sarà un qualche cosa che è stato espresso con quel linguaggio. Non sforzarsi di capirlo è così, è un po' perdersi nel mare delle occasioni, ecco questo. Per cui l'arte moderna non va soltanto guardata con superficialità, questo lo facevo anch'io, adesso lo facevi sì, ma casomai dopo che hai imparato a leggere, a capire, a comprendere, allora sì, dopo è casomai, ragazzi, pensate a una cosa abbastanza semplice. Ogni anno nelle nostre accademie, nei nostri licei, vengono licenziati decine, se non centinaia di ragazzi che hanno appreso in 5-10 anni di studio a dipingere,
o se non dipinge proprio come un grande artista, a capire quali sono le tecniche, i perché. Quindi hai appreso storia, geografia, filosofia, chimica, psicologia, tutte cose che hai imparato, non solo, e tutte le cose che ti insegnano poi i professori, che possono essere qualcuno tra anche un lavativo, ma qualcuno, la maggior parte, sono persone in gamba, persone che piace quello che fanno, quello che insegnano, perché è una cosa che ti viene da dentro, che fa arte, non lo fa perché cerca un lavoro, è perché ha una motivazione profonda dentro, perché sennò se cerchi un lavoro invece fare un altro ti rende forse di più. Quindi hanno una voglia di insegnare, perché è bello anche poter divulgare e diffondere le proprie conoscenze. Quindi, e hanno appreso anche che c'è qualcosa di più dietro un quadro, un semplicissimo quadro di fiori, che si è fatto bene, ma molto bene. L'unica cosa che si può dire è che sembra una fotografia addirittura, o che sembra vero. Diciamo, qualcuno dirà, magari è riuscito a farlo. Sì, è vero, bella, una bella tecnica, però rimane lì, rimane abbastanza morto, come posso dire. Lì si può vedere soltanto la capacità tecnica, la pazienza, però c'è qualcosa di più, a volte è più bello, perché piace Van Gogh, faccio per dire, pure Van Gogh, se lo guardate, se lo esaminasse così, criticamente, le figure sono tutte binoccolate, alberi tutti contorti, case che sembra che stiano per frane da un momento all'altro, cieli tutti arrovigliati, però piace perché è oltre la figurina classica, pulita, che l'alberino sembra un alberino, la fogliolina, che è una semplice cosa descrittiva, alla fine vale per quello che vale, cioè una foglia e diventa una foglia, punto. Invece una foglia in una scarpa vecchia, guardate le scarpe vecchie di Van Gogh, no? Che sono tutte, si vede il fango, si vede la fatica di trascinarsi tra le zolle, si vede addirittura la zappata sul piede, per dire, c'è qualcosa di più che non la semplice scarpina messa lì bellina. E quindi è la stessa cosa con il grande cretto di Burgi. Bisogna andare a capire perché, rivedere la topografia, rivederci le case, sentire quasi le grida dei bambini, no? Un mondo che c'era e non c'è più, scomparso, ma congelato quasi sotto questo sudario di cemento, questo intersecarsi di vie, viette. E ultimamente, poi tra l'altro, poi siccome, ora tornando al discorso abbastanza tecnico, siccome è una costruzione, come detto, molto grande, addirittura questa è assimilabile alla land art, anche questa è una branca dell'arte molto poco diffusa, però probabilmente questa è una di quelle land art tra le più grandi d'Europa, se non del mondo, insomma veramente una cosa ciclopica. E naturalmente, ho detto, 3 km quadrati di cemento sono costati tanti soldi, quindi hanno creato anche, diciamo, dei malumori, ma questi soldi non potevano essere spesi meglio per fare questo, per fare quell'altro, si poteva fare, insomma, al solito quando si spendono i soldi per una cosa, si potrebbero spendere per altri o per altri ancora, e quindi ci sarà sempre una discussione su questa cosa. È costata veramente tanti soldi, tant'è vero che poi a un certo punto, mi pare nel 95, adesso le date potrebbero essere non esatte, comunque nel 95 pare è stata interrotta la costruzione, la realizzazione di questa grande opera, perché sono mancati i fondi, poi c'è stata una richiesta di ulteriori finanziamenti, un po' sono arrivati dall'Europa, un po' da finanziatori privati, eccetera, e quindi siamo arrivati ad una spesa complessiva di cui non si sa bene quanto sia. Si parla di 3 milioni di euro per arrivare a 5, 6, insomma, non si sa bene perché tanti soldi sono stati dati piano piano, non sono stati conteggiati, comunque, insomma, per dire una cosa abbastanza consistente. E il problema anche viene adesso, sta avvenendo piano piano, perché anche se non sono passati tantissimi anni nel senso assoluto, però si sta cominciando a sgretolare, alcune parti sono compromesse dall'umidità, dalla screpolatura, nella screpolatura, quindi in un certo senso una specie di virata naturale
alla cosa, e comunque insomma avrebbe bisogno di ulteriori finanziamenti, cosa che adesso insomma stanno vedendo un po' di valutare, perché insomma è una cosa immensa. Per cui, tornando al sindaco che aveva fatto questo appello alle arti, questo Corrao, questo Ludovico Corrao, sindaco Corrao, una volta finito il suo mandato di sindaco, è andato avanti in molti anni, eccetera, è diventato presidente di una fondazione che riguarda il territorio, eccetera. Come vedete, era un personaggio molto atipico, molto appariscente, vestiva in maniera stravagante, eccetera, cappelli grandi, sciarpone, insomma, uno che non passava, diciamo, inosservato. Però ha avuto una tragica fine. Infatti, non tantissimi anni fa, nel 2011, nel 2011 è stato assassinato nella sua casa, che lui abitava in questa fondazione, aveva una stanza in cui viveva, e è stato assassinato dal suo attendente, diciamo, da un uomo di fatica che avevano accolto in questa fondazione e gli faceva da assistente, da tutto fare. E i motivi veri non si sono mai saputi, però insomma lo uccise in maniera molto cruenta, gli tagliò la gola, poi lo trascinò nel letto di camera e lì continuò a pugnalarlo, insomma gli staccò quasi la testa, insomma, adesso non andiamo nei particolari, insomma, un po' crudi, e quindi ha fatto una fine abbastanza violenta. La cosa ancora più strana è che si accusò questo tuttofare, che era un bengalese, un giovane tra l'altro, abbastanza giovane, se non ricordo, una ventina d'anni grosso modo, un poco meno di 30, ma non sulle date come al solito non sono molto preciso. E lui si dichiarò colpevole, sono stato io perché mi trattava male, ebbero una discussione, insomma, durante il giorno, non si capisce bene perché non ci sono testimoni se non così vaghi. Insomma, lui si accusò del delitto, tentò addirittura il suicidio questo giovane, non ci è riuscito, ci ha provato in maniera molto blanda. E cos'è successo? Che nonostante fosse dichiarato colpevole, fu assolto. Fu assolto perché era stato giudicato non capace di intendere e di volere. C'è anche Frida che si fa sentire, naturalmente. Lei deve metterci lo zampino. Bene, come dicevo, in questo paese sono confluite tantissime personalità artistiche, e nel tempo, ma nomi anche molto famosi, adesso non è inutile fare una lista, sarebbero veramente tantissimi, e ognuno ha lasciato qualche cosa e si è formato un gruppo museale, diciamo così, anche di grandi dimensioni, cioè delle porte, delle piazze, insomma, sono state fatte delle cose molto, molto grandi, e si è creato appunto un gruppo di opere veramente, veramente notevole, e ne è stato creato appunto anche un museo che purtroppo non viene visitato molto perché è nell'interno della Sicilia, tra il Trapanese, insomma, non so se conoscete più o meno la geografia del posto, e quindi un peccato perché ci sono delle opere che andrebbero veramente viste, comprese, e ci sono di tutti i tipi, quindi dal figurativo all'astratto, alla land art, a quello che volete voi, quindi sono sculture, sono qualsiasi genere di arti che si possano conoscere. Beh, come detto, al solito ci sarebbe tantissime cose da dire, andare nel particolare, però era giusto per darvi un flash su una situazione che purtroppo, anche se sono passati 50 anni e passa, è attuale. Una cosa del genere è già capitata con L'Aquila, è capitata dopo appunto a Matrice, tutta questa maledetta sorte avversa, e gli artisti in qualche modo hanno dato un apporto più o meno significativo. Naturalmente l'arte non è che può supplire a quello che è il contributo statale o internazionale, per cui ragazzi io ho lanciato qui anche una piccola idea. Alla prossima e buona sorte a tutti.